Buonasera a tutti. Intanto vi ringrazio per questo invito e per questa location che è veramente particolare, che è uno stimolo in più a fare una cosa veramente quasi berlinese stasera, e spero di riuscire a interessarvi con la professione del compositore di colonne sonore, perché sempre più spesso succede in questi anni che chiamano me e altri operatori del settore, perché sta nascendo una sorta di curiosità di capire come, che lavoro è quello del compositore da film. Più o meno tutti conosciamo Ennio Morricone, quindi su quello, sulla fantasia legata ai film con le musiche di Ennio Morricone, ci siamo fatti un'idea di questa professione. Io questa sera vorrei portarvi dentro il percorso creativo che porta alla nascita di una colonna sonora, per farvi capire un po' quali sono anche i meccanismi di un grande lavoro collettivo come che è quello del film. Il film è un lavoro veramente collettivo, dove c'è un regista che pilota e dove varie creatività, che vanno dallo scenografo, al costumista, al fotografo e cosa, al musicista, contribuiscono a questa grande opera collettiva. E per questo io lo reputo uno dei lavori più belli oggi che si possano fare. Non esiste il compositore a film, senza un bravo scenografo, senza una bella fotografia. Siamo tutti collegati l'uno con l'altro, e questa forma di lavoro di team collettivo ancora artigianale, secondo me, è uno degli aspetti che rende questa professione ancora oggi veramente interessante, e veramente ad ogni film sembra di incominciare una nuova avventura. Infatti io partirei sempre dalla domanda che mi fanno sempre, che differenza c'è, cosa significa scrivere una colonna sonora rispetto a scrivere della musica normale, che è la famosa domanda che rivolgono sempre e a cui nessuno sa mai rispondere in realtà, e su cui io rifletto spesso invece, perché ho scritto anche musica al di fuori del cinema, ho scritto musica per il teatro, ho scritto musica per altre situazioni, però cosa succede quando ci si trova di fronte a un film? Cosa cambia nella mente di un compositore? Allora, inizialmente il processo creativo è identico, nel senso che uno parte dicendo beh, c'è un film, ho questa idea, la sviluppo, oh che bel tema, e con le proprie sapienze tecniche e creative porta avanti una musica. Poi a un certo punto ti rendi conto, man mano che entri nel film, il film richiede sempre un azzardo. A un certo punto ti metti di fronte a una situazione in cui dici no, qui c'è bisogno di altro, io devo inventarmi qualcos'altro. Ecco, quando scatta questo meccanismo dell'azzardo che ti obbliga a intraprendere un sentiero misterioso che fino allora non avevi previsto e non avevi neanche calcolato e mai ti sarebbe passato per la mente di intraprendere, in quel momento credo che scatta la differenza fra un compositore di musica e un compositore di cinema. È vero che noi di Morricone ricordiamo le belle melodie, ma in realtà io ricordo di Morricone i tanti azzardi che lui ha fatto rispetto al suo scrivere musica, il fischio, la voce di donna. Ecco, quando intendo dire l'azzardo è quella, quell'idea che ti scatta proprio perché il film te lo sta chiedendo. Quindi il mio obiettivo stasera, oltre che di intrattenervi, è proprio portarvi dentro questo sentiero dell'azzardo in cui ognuno di noi ad ogni film ci troviamo a percorrere, e ogni volta lo percorriamo sempre con l'ignoto, cioè, ma cosa sto facendo, che scelta è, troppo, boh, ma questo non mi appartiene. E invece alla fine arriviamo alla fine di questo sentiero e voltandoci indietro diciamo oh, sono ancora io, cioè ci vediamo e ci sentiamo arricchiti di qualcosa. Lo spunto lo prendo stasera parlando di questo film, L'uomo che verrà, che è stato miglior film italiano del 2010, premio Davide Donatello e vincitore del Festival di Roma del 2009. È stato fra i 5 candidati per l'Oscar dei film italiani per gli Stati Uniti. E prendo questo film, che è L'uomo che verrà, di Giorgio Diritti. Non so se voi l'avete visto o meno, ma non è importante. Io credo che ve lo scomporrò e ricomporrò, e forse vi verrà anche la curiosità di vedere alla fine il film
in altra sede. Questo film, faccio una piccola sinossi sul film, è un film che parla della strage di Marzabotto, strage nazista del 44, una piccola comunità sopra Bologna viene sconvolta da una strage, nel senso che le SS che tornavano da Sant'Anna di Stazzema, dove avevano già fatto la strage di Sant'Anna, fecero una grande rappresaglia verso la popolazione locale e in una giornata e mezzo di fucilazioni uccisero 990 civili, fra donne, vecchi e bambini. Una strage colossale, una grande piaga, una grande ferita della nostra guerra. Questo però si pone innanzitutto come un film sulla guerra, ma con un occhio totalmente al di fuori di chi ha ragione e di chi ha colpa. E questo era proprio il punto di partenza del regista Giorgio De Ritti. Voleva fare un film sulla guerra, ma senza schierarsi su una ragione o sulla colpa. L'unico oggetto al centro è di come la guerra sconvolge la vita della gente normale. Gente normale che nella vita vuole allevare i figli, vuole crescere, vuole vivere in pace, in sintonia, coltivare la terra. Quindi cose semplici e normali, e come una piccola comunità con questi presupposti di vita viene totalmente spazzata via da un evento esterno, che è appunto la guerra. E quindi questo era il presupposto del regista, di fare un film su un evento storico, ma senza che fosse un film storico in se stesso. Storico solamente nel senso che il tipo di ripresa, il tipo di cinema che lui voleva portare avanti in questo film era di un reale realismo. Ogni scena è calibrata in modo che lo spettatore si sente quasi dentro quella casa, senta quasi l'odore del cibo che stanno cucinando. C'è una cura maniacale del realismo, per cui ogni evento che entra al di fuori della scena reale doveva essere studiatissimo e super calibrato. Mi riferisco appunto alla musica, perché la musica è sempre un personaggio piacevole ma anche scomodo per un regista e per un film, perché quando è molto bella e molto invasiva può distrarre lo spettatore, e quindi nasce subito un conflitto fra il regista e il compositore. Vuole la bella musica, ma appena la bella musica si rende conto che deve trovare un punto di equilibrio fra quello che è la sua idea filmica e l'idea del suono che narra, perché la musica tutto sommato racconta un film parallelo e può portare anche al di fuori di quello che è il film del regista. Lo stesso Morricone, tanto citato e tanto amato da tutti noi, tanti registi lo temono perché sanno benissimo che mettere la musica in Morricone significa che lo spettatore per metà del tempo ascolterà più la musica che non vedrà la scena. E quindi in questa relazione un po' di conflittuale nasce il primo approccio con un film fra il compositore e il regista. Il mio primo approccio con questo film fu una telefonata del regista che mi portò nell'agosto del 2009 del 2008, scusate, sul set dove si sarebbe girato il film. Immediatamente respirai l'atmosfera del film e qui io direi che nasce quella che noi più comunemente chiamiamo l'ispirazione. Fu un momento per me importante perché mi venne immediatamente l'idea musicale con cui volevo rappresentare quel mondo che ci accingevamo a filmare. E che mondo era? Siamo nel 44 in Italia e girai la sala costumi e vedevo che tutti i vestiti erano stracci, era veramente una civiltà ad ogni lontanissima, erano passati 60 anni ma sembravano persone vestite. Avevo visto proprio gli attori vestiti con i costumi di scena, con stracci, lacci, tutto ricostruito filologicamente, scarpe proprio quasi inesistenti. Questa idea di povertà mi colpì immediatamente, come mi colpì molto la casa dei contadini che è al centro del film, che è questa di questa immagine, che pur essendo agosto trasudava di umidità e tutte le pareti venivano tappezzate di carta e giornale come facevano all'epoca per trattenere l'umidità. E quindi questi due elementi, umidità e povertà, torneranno nelle mie scelte musicali.
e tutto, ed è lì come un flash mi nacque l'idea di un pezzo che potesse rappresentare gli italiani povera gente. Un pezzo povero, cosa vuol dire un pezzo povero? Per me un pezzo povero significò allora costruire un pezzo su piccoli intervalli, su pochissime note, e su questo iniziai a giocare in questa maniera qui proprio. Ecco, questi sono intervalli poveri, sono note ravvicinate, una vicino all'altra. Niente, un niente. Però io volevo lavorare su questo niente, perché sentivo che in queste poche note c'era la verità di quel film. Iniziai a costruire questa melodia su questo piccolo accompagnamento. L'idea che mi nacque, un'idea che in termini tecnici, adesso lo dico, era in re minore, una tonalità malinconica a cui io sono molto legato, e qui nasce la fortuna del giovane compositore, nel senso che nello stesso istante in cui io penso questo tema, il regista mi dice: senti, io ho un'idea perché ho questa ninna nanna dell'Appennino dell'epoca e vorrei che fosse ricorrente nel film, che si sentisse. E mi fa sentire questa ninna nanna dell'Appennino, che adesso sentiremo cantata dalla protagonista, e misteriosamente nel re minore. Proprio una ninna nanna popolare, e misteriosamente si montava perfettamente sul mio tema. Chiamatelo un segnale, una fortuna, un colpo di culo, si può dire, ci vuole anche questo. E quindi adesso io vi faccio vedere, proprio partiamo dalla fine di questo film. La bambina, sono tutti morti nella strage, la bambina è rimasta con l'uomo che verrà, che è il piccolo fratellino che lei ha protetto. L'uomo che verrà siamo noi, siamo il futuro. E la bambina, che per tutto il film soffre di mutismo perché ha subito uno shock da piccola, torna a parlare per la prima volta e intona questa ninna nanna su cui si monterà la sinfonia finale dell'uomo che verrà. Il tema che vi ho fatto sentire è mescolato alla ninna nanna.
Ecco, era nato il tema principale del film. La ninna nanna è quello che si chiama il main theme, cioè il tema conduttore del film. A questo punto, e che è quello che noi ricordiamo, che il pubblico ricorda. Ho visto un bellissimo film, c'era un tema meraviglioso. Ecco, quello è il tema che il pubblico si porta a casa nel cuore. Però a questo punto il compositore, il giovane compositore, nelle sue fortune, doveva poi tirare fuori la colonna sonora, che è tutt'altra storia. In questa sinfonia finale che avete sentito, praticamente c'è riassunta tutta la colonna sonora che si sviluppa durante il film, scomponibile in tanti piccoli elementi che adesso vi andrò a mostrare. Innanzitutto, uno degli aspetti principali era il tema della morte. La morte che ricorre in questo film, perché è un film su una strage, la morte viene assegnata da me, l'idea mia di assegnare la morte allo strumento della viola, non tanto a un tema musicale particolare, quanto a uno strumento. La viola, che è uno strumento dolcissimo e melodioso, diventa quel, ogni volta che interviene nel film, è portatore, portatrice del messaggio della morte, per cui diventa un leitmotiv timbrico. E ve lo faccio vedere proprio nel momento in cui viene riproposto il tema principale durante la scena della morte del partigiano Antonio. Il tema questa volta non è dato al flauto come l'avete sentito adesso, ma questo è il risultato perché la gente non rispetta la regola. Pastore, siete voi che non educate bene le vostre pecore? adesso io vado lì e li tiro giù lo stesso. Ho detto è vietato. Allora, se è vietato, se non vi sta bene, e venite dietro e mi sparate. Fazzo hell, Cristo. La viola. Attenzione perché la viola avrà un ruolo nella scena topica del film, per cui ve l'ho presentata adesso,
però ritornerà più avanti, per cui, perché portatrice proprio del messaggio della morte. Adesso il grosso problema era soddisfare le richieste del regista, perché aveva il tema principale, però lui voleva assolutamente le domande che lui fa, e come fanno i registi che capiscono di musica fino a un certo punto, però lui dice: io voglio assolutamente che tu mi rappresenti com'è la musica, com'è la guerra vista dal punto di vista della povera gente. Questo era il compitino con cui andavo a casa, che dovevo sviluppare. Compito numero due: com'è la guerra vista da dentro, dal punto di vista dei bambini, come i bambini vedono la guerra. Questo temino ancora più difficile, il temino numero due da sviluppare, e questi erano i due punti centrali. Chiaramente per me la guerra vissuta dalla povera gente era legata all'idea del coro, e per cui costruì attorno all'idea del coro maschile e femminile l'idea di rappresentare il popolo, la gente che subisce la guerra. E ve lo faccio vedere in questa scena della battaglia, che si divide proprio fra chi fa la guerra, gli eserciti, i partigiani, i tedeschi da una parte, e chi subisce la guerra, il popolo. E tutta la scena musicalmente è giocata fra gli strumenti bellici e il coro, che rappresenta invece la preghiera, la richiesta di pace da parte della povera gente. La scena si chiama La Battaglia. Signor Brunelli! Signora! Istra è incisa con un caldone, dai, svetta, vai anche a te! Fox aveva la dente! Io arrivo! Andiamo tutti a Casaglia, gli uomini vanno nei boschi. Anche lei, signor Buganelli, è meglio che vada nel bosco. Dove? Nel bosco, l'accompagno. Dai, 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 bosco, mi sento, bosco! Andè incisa, che lei tira niente, non è! Sai perché? Gli uomini nei boschi e donne e bambini in chiesa. Questa è una frase che ricorre sempre, avrà un ruolo molto importante. Vadi. Per questo che io ho tre cori: cori di bambini, cori di uomini e cori di donne. Questi tre elementi giocheranno questa rappresentazione simbolica della guerra. No, non che sta a mia, ma chi dà? No, no, no. Va fuori, va con la pianta. No, Brisa. I venni sono dotati al PERT. Tanto
tanto che i partigiani che si difendono, no? Ecco, questa è una specie di costruzione modulare, perché abbiamo il suono della guerra, dove sono stati utilizzati addirittura strumenti popolari della nostra tradizione, la fisarmonica, strumenti poveri, anche perché guerra, battaglia, erano una scaramuccia fra 10 tedeschi contro 10 partigiani, cioè l'entità di questi scontri era più o meno così. Non erano guerre epiche di eserciti schierati, si scontrava nel campo, si sparava, qualcuno rimaneva ucciso, qualcuno ferito, ma non era proprio una ricostruzione di una battaglia reale, non dico 10 contro 10, ma giù di lì. Per cui abbiamo rappresentato questo bellico, però con strumenti poveri, la fisarmonica, la viola, il violoncello, niente, non un'orchestra pomposa e sinfonica. E sopra il coro che però non dice parole ma canta a bocca chiusa, perché il popolo ha paura, la bocca chiusa rappresenta l'impossibilità di esprimere qualunque concetto di fronte alla guerra, e quindi è portatore il coro a bocca chiusa di una grande simbologia di quello che è lo stato d'animo di questi cittadini che vivono chiusi nella chiesa mentre fuori c'è la battaglia, con la paura di tutte le conseguenze. E per cui questa idea piacque molto al regista, e quindi il problema comunità rappresentata dal coro di uomini e donne fu risolta brillantemente. Meno brillantemente invece rappresentare la guerra vista dal punto di vista dei bambini. Come vedono la guerra i bambini? Perché quando si va a toccare i bambini, anche in musica, si diventa patetici immediatamente, ridicoli immediatamente, è difficilissimo rappresentare l'infanzia e il modo di vedere di un bambino e di vivere le cose, soprattutto la guerra. Come la vive un bambino la guerra? Per un bambino la guerra è paura, ma anche gioco. Ci sono diversi aspetti che incidono nella mente del bambino. E non veniva fuori nessuna idea musicale. L'idea a cui veniva sottoposto il regista la guardava con un silenzio così, poi faceva. E così siamo andati avanti per 3 mesi a bocciature. Finché torniamo alle fortune del giovane compositore, per citare Stanley Kubrick. Il giovane compositore è disperato, una notte si aggira per Bologna senza idee e vede in una baracchina di piadine 2 ragazzi giocare alla guerra facendo degli urli, i versi della guerra, come si faceva da bambini. E e lì mi scatta la lampadina. Ecco cos'è che rappresenta i bambini, il giocare alla guerra.
Nasce da questa idea i bambini urlanti, che adesso vi faccio vedere, e con cui il regista rimase sulla sedia fulminato quando gliela proposi, proprio nella maniera in cui ve la mostro stasera, perché ero arrivato proprio al punto di pensare di non riuscire a venirne fuori, invece vi faccio vedere, ve la faccio vedere in questa scena articolata che si chiama Arrivano i Tudeschi. Che in bolognese vuol dire arrivano i tedeschi. Geht das ein bisschen schneller hier? Das Vieh los und raus damit! Komm! Komm, mach schon! Ich würde dafür büßen und sterben müssen. Adesso parla, dove sono? Dove sono? Parla! Ecco, questa scena secondo me è emblematica, perché questi bambini che urlano sembrano quasi loro veramente che lo stanno urlando. È musica o sono i bambini che stanno urlando? Questo gioco di ambiguità è colonna sonora o è dentro la scena queste voci di bambini che sentiamo? Questa cosa fu vincente in questa idea che volevamo dare. Questi bambini sembra all'inizio che stanno per essere fucilati, invece è un gioco della guerra che fanno i bambini. Con i fucili di legno. Ecco, su questo giocare, questo E, O, E, A, risultò l'idea vincente per rappresentare il mondo dell'infanzia, di come vive la guerra, che può essere tragica perché a volte spaventa, come quando li vediamo con le mani alzate con queste urla E, O, A, e invece quando scopriamo che è un gioco, lo stesso E, O, A diventa quasi una filastrocca giocosa. Quindi questo duplice ruolo che avevano questi bambini urlanti si sposava perfettamente. Infatti vi voglio far vedere un'altra scena invece poetica. Martina ha preso i pidocchi, per togliere i pidocchi gli usano il petrolio, per cui va a scuola con i capelli che puzzano di petrolio e tutti i bambini la prendono in giro. E su questa presa in giro dei bambini, dei compagni di scuola Martina, abbiamo ricostruito ancora gli EOA della guerra, però accompagnati da una chitarra, e assumono tutto un ruolo, sentirete, molto più giocoso.
improvvisamente però la scena viene interrotta da una scena di guerra, i bambini scoprono, vedono la morte davanti ai loro occhi e gli stessi EOA invece tornano ad essere gli spaventosi presagi della morte. Quindi la scena che vi propongo è Scherzi a scuola. Ve la ritrovo, eh? Certo, non ci sono le comodità di casa vostra. Non si preoccupi, andrà benissimo. Noi siamo venuti qui su per stare al sicuro. A Bologna ormai bombardano tutti i giorni. Poi non ci si può più fidare di nessuno adesso. Spero che stiate bene, spero che stiate bene qui. Avevo messo un po' camuto la stanza, abbiamo messo un pochino a posto la stanza. Non si preoccupi, siamo qui per stare al sicuro. Poi se non ci si aiuta tra di noi in questi momenti... Mia nipote e mia cognata. Tanto piacere, Giovanni Bogamelli. Piacere. Lei è mia moglie. Piacere, io sono la Clara. Piacere. Questi sono i nostri bimbi. Laura e Guglielmo. Vi ho portato una cosa. Ormai al mercato nero non si trova più niente. Ma come si fa? Cosa pensano che facciamo noi adesso? Ecco qua. Grazie. Come le bella. Grazie tante. Pensato che vi serve per il corredo del bimbo in arrivo. Grazie. Non è nessun disturbo. Uno per otto. Otto. Due per otto. Sedici. Tre per otto. Ventiquattro. Quattro per otto. Così non ti dà fastidio. Dai, non prendertela, sono tutti semi. Perché non mi dici qualcosa? Ma dai, perché non mi parli? Contenta, ma così non ti guarderanno più. Ma ne arrivano tanti. Come fai a saperlo? Cos'è?
Ecco, avete visto proprio il ruolo di questi bambini urlanti, nel momento in cui gli spari rompono in quella scena poetica, bellissima, fra il bambino e la bambina che parlano dell'arrivo di questo fratellino, gli spari portano via tutto, la poesia, la fantasia, e torniamo alla dura realtà della guerra. Sicuramente l'altro elemento fondamentale che andava rappresentato era Martina, perché Martina è la protagonista del film. E la protagonista del film è una bambina che non parla, che coi suoi occhi esprime tutto, esprime il suo mondo, il suo modo di vedere le cose, la guerra, le sue speranze, la speranza del nuovo fratellino che deve nascere, che sarà poi l'uomo che verrà. Ecco, qual era il mondo di... la domanda si faceva il regista sempre era: qual era il mondo di Martina? E il mondo di Martina si è voluto rappresentarlo in una maniera totalmente poetica, un affresco musicale, un tema a parte, proprio con tutti gli ingredienti della melodia e della dolcezza, proprio perché il mondo di Martina è puro, è ancora un mondo incontaminato. E ve lo voglio far vedere in questa scena, che è sicuramente dal punto di vista filmico una delle più belle del film, la comunione, quelle che nel cinema si chiamano le scene quadro, perché sono esteticamente poesia pura, con il tema di Martina. Ecco, ti raso. Ferma. Stiamo ferma, che strecco un po' qua. Punti bella, Martina. Tamperna spausa. Ma il tema di Martina, quando Martina si scontra con la dura realtà della guerra e soprattutto quando vede la morte, si deforma, si trasforma. Lo stesso tema, sentite dalla pura poesia come viene presentato qui, come diventa nella scena in cui Martina incontra la morte per la prima volta. La scena del tedesco ucciso. Si mescola con i bambini urlanti in un unico grido di dolore e di spavento. Thank you.
Alzati. Ma anche il partigiano che ha ucciso per la prima volta, che lo vediamo inquadrato in primo piano adesso, al suo turbamento non è sereno neanche lui. Martina Xayel, ti devi... Ed ecco che l'affresco della colonna sonora si andava delineando, cioè gli ingredienti ormai c'erano tutti. Bisognava raccontare però la strage di Marzabotto. E quindi la domanda del regista fu: qual è il suono della strage? Rappresentare in musica una strage è una veramente cosa difficilissima, perché è facilissimo finire nel patetico, fare una melodia struggente che rappresenta gente che sta morendo, è la cosa più banale, più semplice che si possa fare. La scena della strage è una scena molto complessa che si sviluppa in tre fasi che abbiamo chiamato strage 1, strage 2, strage 3. È un trittico. È un trittico, è un percorso verso la morte, verso il trapasso. La comunità non sa in strage 1 che morirà. Stanno arrivando i tedeschi, come al solito gli uomini vanno nel bosco, le donne in chiesa e coi bambini. Pensano che sarà come le altre volte, loro vanno in chiesa, i tedeschi arrivano, faranno un po' di cagnara e tutto tornerà come prima. E invece questa volta entrano le SS e non è come prima. E inizia a crescere la paura che porterà a strage 2, il secondo momento della strage, dove la sensazione del pericolo e la paura verso la morte è molto più accentuata. E arriveremo a strage 3 invece, dove avverrà proprio la strage vera e propria, quindi l'incontro con la morte. L'incontro con la morte sarà il tema principale del film, assegnato alla viola. Quindi quella viola che vi ho fatto sentire prima, che descrive sempre la morte, sarà lo strumento che accompagnerà nel trapasso questi poveri cittadini. Vi faccio vedere tutta questa porzione di film, sono circa 10 minuti perché merita, per capire tutto il percorso filmico e della musica per arrivare a descrivere la morte, che è una delle cose, vi assicuro, più difficili in assoluto. Mi soffermerò solo un attimo su strage 3, che vi racconto alcuni particolari. Quindi guardatevi questo pezzetto del film, è il punto centrale di tutta la vicenda. Una mattina del 44 arrivò il plotone dell'SS e iniziò a rastrellare un'intera montagna, portando tutti i civili in un cimitero, dentro una chiesa, dentro una scuola, e lì si compì la cosiddetta strage di Marzabotto, che in realtà sono tre stragi in tre località diverse, però avvenute tutte nella stessa giornata, ripeto, dove morirono 900 persone fra donne e bambini e anziani, perché gli uomini, fuggendo nei boschi, molti si salvarono, molti erano nel corpi dei partigiani.
Ritroveremo tutti gli elementi fino adesso che però confluiscono a raccontare la morte, quindi troveremo il coro a bocca chiusa, troveremo i bambini urlanti, troveremo la viola. È successo quel dalcino? Dai, vieni. Oh, signor, so, i tedeschi. Io andrei che ve ne so. Avanti, sta qua. Gli arriva il tedesco. Ancora? Fai presto, avanti, andate fuori. Avanti, muoversi. Gli ve ne so i tedeschi. Via, muoves, mi sta quel collino. Ma sei sicura? Ti va in dal bosco, che a noi tardoni in Spagna. Martina, la dondera, alla funzione, all'oratorio e cerpiano. Andè, Martina, andè. Martina. Dai, Martina. Andè. Va con la zia. Martina. Martina, andè. Se sguarda fuori, vedi. Ciappa questo. Tranquilli. Stichelum. Stichelum. Tranquilli. I uomini giovani nel bosco, le donne e i bimbi dentro la chiesa. Calmi. Calmi. Voi altri della comunione, andezzo a Cerpiano che poi arrivo anch'io per la funzione dell'angelo. Va bene. Va bene. Vai, Martino, va. Guglielmo, venimo qua. Lascia che vada, così almeno lui sta con i bambini. Dai, teniamo dentro noi. Grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria. Adesso stiamo. Volete venire con noi? Adesso! Andiamo adesso! Accadotto, è successo un brutto quel. È stata cazzo, presa.
Ambadar. Portami via. Hier bist du. Thank you.
domine. Ecco, le speranze sono finite. Sta arrivando la morte. E a questo punto inizia una vera guerra fra me e il regista su dove deve entrare il tema della morte. Perché secondo me sarebbe, da bravo musicista, chiaramente io spingo per le mie cose, avrei voluto che il tema entrasse subito dopo il colpo di mitraglia che ucciderà il povero prete. Invece il regista inizia a dire no, aspettiamo, aspettiamo. Ho detto, ma dai, ormai è chiaro che moriranno, ormai è chiaro che non c'è più speranza, non c'è una via di uscita, diamo il tema della morte. E lui dice no, aspettiamo, e ha voluto creare un'attesa di 13 secondi calcolando esattamente quanto il coro poteva tenere ferma una nota senza respirare. Così è stata costruita questa scena che vedremo. Quando il coro non ce la fa più a respirare, la nota decade, in quel momento lì partirà il tema sul battito degli occhi della protagonista Alba Rohrwacher. Quindi seguite i suoi occhi e guardate com'è stata costruita tutta la sequenza. Domine, santo, luce mea, de profundis clamate a te, domine, domine, santo, luce Alba Rohrwacher sulla destra. Tanto bene, la granata si porta via la musica per la mia gioia infinita. Proprio nel momento più bello del pezzo, però ci sta anche che il compositore digerisca queste cose qui al servizio del film e dell'opera collettiva che è il film. In realtà, devo dire, col senno di poi, quell'attesa di 13 secondi è veramente, ti prende allo stomaco, perché è un'attesa quasi infinita. Sono 13 secondi, ma sono lunghissimi. Questa attesa spasmodica del colpo di mitra, per cui credo che alla fine il regista aveva ragione, insomma la scena secondo me è molto riuscita dal punto di vista cinematografico. E un altro piccolo particolare che avete sentito in mezzo alle tre stragi: quando la granata esplode il protagonista Claudio Casadio rimane sordo e sentite quella frequenza fastidiosa. Per realizzarla ho fatto uno studio sulle acufene, sulle malattie uditive, proprio per ricostruire un po' quello che sentono, il fastidio uditivo che sente chi soffre di queste malattie, e quindi enfatizzandolo in sede di mix, adesso in questo ambiente all'aperto, ma in sala cinematografica è molto fastidiosa. L'abbiamo tenuta da un'altezza, da una potenza tale quasi da dare fastidio alla gente, proprio quasi come se la gente dovesse subirla, sentisse anche lei il male che poteva sentire il protagonista in quel momento. Direi che tutti gli elementi sono stati descritti e siamo quasi pronti a arrivare paradossalmente ai titoli di testa, all'inizio del film, perché l'inizio del film è sempre un mondo un po' a parte. Il film inizia e il regista ti dice, la prima cosa che ti dice è che non vuole svelare nulla di quello che si vedrà. Lo spettatore non deve capire nulla e per cui tu non devi dire nulla, però devi descrivere con la musica l'inizio del film. Ecco, con questo presupposto nasce la famosa guerra fra regista e compositore dei titoli di testa. Perché io avevo scritto un tema, un secondo tema, che era il fratellino del primo tema, del tema principale, che il tema principale, ve lo ripeto, era questo.
fatto, scritto questo secondo tema che invece più o meno giocava sulle stesse note. Tema che piaceva da morire al regista, ne era entusiasta, per cui io ero abbastanza tranquillo. Andiamo allora a metterlo in posa sui titoli di testa e anche qui inizia a dirmi aspetta ad ammettere il tema. Come aspetto? Anche stavolta aspettiamo. E dice sì, creami un'attesa. E allora vi faccio vedere la scena come l'ho vista io, senza sonoro. E lui mi inizia a raccontare proprio come vuole questi titoli di testa. Allora, il titolo di testa in questo caso è una tecnica che si chiama il piano sequenza, cioè un unico movimento di camera senza montaggio. Mettiamolo, fermiamo un attimo, un unico movimento di camera senza montaggio ed è qualcuno che sale in questa, entra in questa casa e non si deve sapere che casa è, in che epoca siamo, se siamo in un film horror o siamo in un film, non so, in una commedia, tutto deve essere col punto interrogativo. E lui mi dice, quindi adesso aspetta a far entrare il tema, adesso creami un'attesa. E quindi io ve lo faccio sempre vedere senza musica e vi descrivo come me l'ha descritto lui. Mela, limone, mandarino, fragola, banana, arancia. Togliamo il sonoro. Ecco, nero, qualcuno sale le scale. Creami un'attesa, un po' di musica. Adesso fermati e aspetta che questo qualcuno entra dentro la stanza e guarda dentro. Torna fuori, quando vedi il muro riparti con la musica qui e procedi a esplorare questa casa, c'è una candela, c'è una seconda stanza, si vede del sangue, fermati, ferma la musica, esplora la stanza nel silenzio. Riparte la musica e quando rivedi il muro finalmente partirà il tuo tema, cioè da qua esattamente. Quindi questa è stata la spiegazione, adesso ve lo faccio sentire. Ecco l'attesa.
pensione. Muro. Candela. Seconda stanza, il sangue. Sospensione. E con questo si era compiuto finalmente la colonna sonora. 9 mesi di lavorazione. Ecco, io vi ho raccontato la storia di un film, ma vi devo anche dire che ogni film è una storia diversa. Quindi quello che racconto oggi, che racconto anche i miei studenti, si lega a questo film, tutto questo, ma il film successivo sono successe dinamiche, idee. L'unica cosa in comune che rimane, secondo me, è quel famoso azzardo che vi ho detto all'inizio, cioè l'idea di azzardare qualcosa, e sicuramente l'idea dei bambini urlanti lo è stata, come è stata di usare la viola come strumento della morte, come in quell'azzardo lì, da quell'azzardo lì è nata questa colonna sonora che ancora oggi viene molto eseguito il tema in giro in tutto il mondo. Io sono molto contento di questo e insomma, questo film a tutt'oggi, anche se è del 2010, è un film che potete ancora vedere su Sky, lo danno spesso e anche in molti cinema, per cui insomma fu una bella avventura di cui oggi siamo contenti. Io vi ringrazio per l'attenzione, se avete delle domande io sono qua a disposizione.